No, amore, no, la serata zoccolata, io non ci sto. Buonasera amici dello Zoccolo Duro, mamma come vi cambio le position. Chissà dove sarò? Dove sarò? Nella sala. Lo vedete quella roba che vola lì? Quell'uno lì? La specie di palloncino lì che è rimasto per aria? E per il compleanno del Birba, che è qua che gioca, guarda Birba. Guarda Birba che gioca. Ciao Birba! C'è Birba che gioca. Allora, ragazzi, oggi voglio parlare di un argomento serio, quindi sono partito un po' allegro, ma in realtà voglio toccare un argomento. Vuole parlarne anche lui. Voglio toccare un argomento molto molto serio. A partire dal Suso Out, che ormai è diventato in tendenza pure quello, non ai livelli di Pioli Out, però adesso io sento tutti i fratelli rossoneri parlare. Suso e Biglia non li vogliamo. Prima ho visto un video di Pellegatti che parlava di Leao e Paquetà, così non va. Allora, io voglio toccare un argomento serio. E tra l'altro, sul finale del video, aspetta, Birba, sto facendo il video. Sul finale voglio anche parlare dello Snorchi, siccome tanti me lo chiedono, io gli butto proprio l'amo e gli interisti, così me li porto al parco. Però ne voglio parlare seriamente. Vieni, Birba, stiamo facendo il video. Dai, vuoi vedere anche tu il video? Allora, parliamo di Suso. I video, guarda, ciao Birba! Dai, stai qua a giocare con coso. Stavo dicendo, parlando di Suso Out e dei giocatori del Milan, io non ci sto a questa battaglia contro i giocatori del Milan. Perché? Per diversi motivi. Primo, secondo me, non è vero che i giocatori del Milan sono così scarsi come li dipingono. Cioè, fondamentalmente, secondo me la rosa del Milan è una rosa da prime quattro posizioni. Poi, quinto, vogliamo metterci l'Atalanta e vogliamo contare come quinti? Ma comunque lì non è una rosa da dodicesimo posto, che poi tanto siamo a 2 punti dalla Roma e dalla Lazio, quindi non è una rosa che deve lottare per la salvezza o da media classifica, è una rosa da prime 4-5 posizioni. Quindi, questa è la prima cosa. Perché adesso stanno giocando? Adesso sembra che sono tutti scarsi. Anche Çalhanoğlu, ieri abbiamo visto che evidentemente qualcosa sa fare. Fino all'altro ieri era uno scarso totale, evidentemente qualcosa sa fare. Non è così scarso come tutti dicono. I giocatori messi nelle proprie condizioni forse sanno giocare, forse. Ma voglio fare un esempio anche di altre squadre. Vi faccio l'esempio proprio eclatante di Brozovic. Brozovic, che adesso nella testa degli interisti è il centrocampista più forte d'Europa, che lo vuole il Barcellona, il Real Madrid, in realtà non l'ha chiesto nessuno, però che nell'ideologia il regista super, 2 anni fa, forse un anno e mezzo fa, cacciato a fischi da San Siro, lo volevano cacciare, che lui ha proprio insultato i tifosi, dovevano mandare via finché non gli ha cambiato il ruolo, finché Spalletti non gli ha cambiato il ruolo. Sembrava uno che non sapeva fare niente, proprio che non serviva a nulla. Lo stesso Dalbert, quest'anno alla Fiorentina, lo vediamo come sta giocando in maniera completamente diversa. Lo stesso Candreva, che fino all'anno scorso era inutile, quest'anno è diventato un giocatore di calcio. Ho fatto alcuni esempi per farvi capire che è inutile che ce la prendiamo con i giocatori. Primo, perché secondo me non è colpa dei giocatori. Secondo, perché non serve. Non serve. Cioè, fratelli rossoneri, mettiamoci in testa una cosa. Io sono il primo a contestarli tutti, dalla dirigenza in su, non in giù. Perché se noi continuiamo questa battaglia, non è colpa di Suso, non è colpa di Biglia, non è colpa di Calabria, non è colpa di Conti, no. Chiunque viene è colpa sua. Anche di Higuaín è la colpa di Higuaín, è venuto Bonucci, è la colpa di Bonucci. Chiunque viene sembra che è sempre colpa dei giocatori. In realtà non è così, non è così. Perché se era colpa dei giocatori, Birba, cosa c'è? Non fai video con me o no? O è colpa dei giocatori o è colpa più che altro della società. Siccome la colpa è della società, non è Suso out che dobbiamo fare, ma dirigenza out. Poi io sono il primo a dire che Suso non lo voglio vedere, ma lo dico da anni io che non lo voglio vedere. Da quando segnava, quando quelli lo difendevano, io non l'ho mai difeso Suso, perché a me non è mai piaciuto. Ma questo è un altro discorso. Noi oggi, siccome questi abbiamo, perché poi gli stessi che criticano
sono gli stessi che durante il calciomercato poi vengono da me e dicono: ma abbiamo il fair play finanziario, che si può comprare. E allora che cosa lo critichi? E allora, cioè, che tifoso sei? Sei malato in testa. Perché se tu sai, che poi io non ci credo a sta roba, che non puoi comprare nessun altro e c'hai quel giocatore lì, quello hai, non è che te ne prestano un altro, cioè hai quello, quello hai. Quindi che cosa serve che tu gli dai addosso? Che gioca ancora peggio di quanto può giocare. Bisogna aiutarli i giocatori. Io sulla dirigenza sono d'accordo che bisogna contestare la dirigenza, il presidente, la società, tutti bisogna, vero Birba? Tutti bisogna contestarli. Ma anche l'allenatore quando sbaglia. Adesso abbiamo Pioli, fino a fine anno ti tieni lui, poi comunque a me è piaciuta la prima partita di Pioli, proprio a livello tattico, cioè come ha messo in campo la squadra, a me è piaciuto Pioli. Però tolto l'allenatore, che si può anche criticare, è inutile che ce la prendiamo con i giocatori. Non serve a niente. Cioè è uno sfogo inutile che serve solo a peggiorare la situazione del Milan. I giocatori del Milan vanno tutti esaltati, non vanno demonizzati. Bisogna andare a cercare e trovare il positivo. Io sono un ottimista nella vita. Bisogna trovare il positivo nei giocatori del Milan. Bisogna trovare il positivo. Poi, anch'io sono d'accordo con voi che io giocherei con questa squadra. Si gioca col 3-5-2. Col 3-5-2. Perché noi comunque due terzini alti li abbiamo, che sono Conti e Hernandez. Conti l'abbiamo visto, ragazzi. Nella difesa 4 fa fatica. Perché lui quando è in area spesso fa cappellate. Spesso fa cappellate. Quando si trova in difficoltà a dover rincorrere l'uomo... Questo è Conti. Quando si ritrova in difficoltà dove ricordo, fa le cappelle. Perché lui è abituato a giocare al 3-5-2 e evidentemente non è adatto a fare... Anche tu lo vuoi dare in prestito. Lo volevi dare in prestito al Parma. Che cosa serve che il Parma gioca con la difesa 4? Al massimo lo devi dare in prestito a una difesa 3 per valorizzarlo. O se no giochi tu col 3-5-2. Poi abbiamo le due punte, Leao e Piontek, che sono perfetti per giocare insieme. Non serve se li fai giocare uno o l'altro, perché Leao non rimane in mezzo all'area. Leao se ne va a spasso per il campo. Serve uno che lì la butta, serve uno lì che la butta dentro. Piontek quello sa fare. Sta lì, quando gliela dai la butta dentro. Quello è il suo ruolo. Quindi ragazzi, è inutile che demonizziamo i giocatori del Milan. Suso out, Borini out, Calabria out, Casillas. Li stiamo bruciando tutti. Li stiamo bruciando tutti. Come se fossero tutti che fanno schifo. In realtà sono semplicemente non messi nelle condizioni per far bene. Perché comunque sono tutti i giocatori che abbiamo pagato, sono tutti i giocatori che vanno in nazionale, sono tutti i giocatori che giocano. Quindi, da tifosi lo so, io posso capire gli altri. È normale, viene un interista e mi dice, cioè, Panoglu fa cagare, quello fa cagare, i miei sono fortissimi. I loro sono tutti fortissimi e gli altri fanno tutti schifo. Lo accetto da un tifoso di un'altra squadra. Ma un tifoso nostro non può demonizzare tutti i nostri giocatori, perché non serve, vero Birba? Non serve. Quindi per favore, almeno sul mio canale, voglio un po' di onestà intellettuale e soprattutto di tifo. Cioè il tifo è questo. Il tifo non è andare lì e cantare. Metto un CD. Bisogna avere anche un po' di lucidità. Bisogna capire un attimo il momento e i giocatori. Giusto contestare la società, giusto che non abbiamo cantato tutta la partita con Lecce e alla fine abbiamo avuto ragione. Giusto continuare la contesta contro la società, ma non contro i giocatori. Bisogna contestare una società che quelli ci ha messo, prima cosa. È inutile che ce la prendiamo con i giocatori, se tanto la società è sempre questa. Vero Birba? Sei d'accordo? Guarda che saluta Birba. Saluta. Ciao. Comunque, per chiudere, avevo promesso due parole sullo Snorchi. Sai che lo Snorchi tu? Lo Snorchi Martinez. Vedi, anche questo qua. Adesso tutti gli interisti lo stanno facendo passare per il fenomeno. Poi vai a vedere la realtà... Fatti alla mano, ha fatto un gol su azione, uno in 9 giornate, un gol su azione ha fatto, un attaccante dell'Inter, un gol su azione, uno. Un autorete di Cherry, lì colpo di testa, e due rigori. I rigori li tira pure Birba. E chiedi i rigori tu Birba? Boh, speriamo. E questi lo stanno facendo passare per il fenomeno. Certo, sta giocando abbastanza bene, si sta muovendo, sta liberando spazio, ma ci mancherebbe, se l'attaccante dell'Inter, cosa vuoi fare? Vuoi fare schifo come l'anno scorso? Cioè, ovvio che l'anno scorso ha fatto schifo, ogni volta che davi la palla cadeva per terra, ha sbagliato i gol davanti alla porta con la Lazio, col Francoforte, tutte le partite importanti. Non teneva un pallone, non faceva un assist, ha fatto 6 gol in tutto il campionato e ha fatto schifo. Ovvio che quest'anno non sta facendo schifo come l'anno scorso. Quest'anno almeno sta giocando, si muove, si libera, fa i dribbling, salta l'uomo. Sta giocando da attaccante dell'Inter. Ma non è che sta facendo i numeri.
Ragazzi, questo qua, cioè, sei l'attaccante dell'Inter, che sei secondo in campionato, a un punto dalla Juve, hai fatto un gol su azione. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cioè, poi, non è che dico che è scarso, perché poi dico, è scarso? Non sto dicendo che è scarso, non è Ramoscelli di bastoni, è un giocatore di calcio, cioè, è titolare della nazionale argentina, tra l'altro. Non è che sto dicendo che è scarso. Anzi, quest'anno sta giocando anche bene, a dire la verità, perché poi i gol non sono tutto. Quindi sta giocando anche bene. Da lì a diventare fenomeno, cioè, secondo me se mettevi Ciccio Caputo faceva almeno 5 gol. Se mettevi Ciccio Caputo al posto di Martinez faceva almeno 5 gol. Almeno 5 ne faceva con Conte. Prova a dargli a Conte Ciccio Caputo. 5 gol faceva, no 1 su azione. Dai, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Sbaglia troppi gol davanti al rapporto. Come Leao. Perché poi io sono onesto intellettualmente. Non è che dico che Martinez è scarso e Leao è un fenomeno. Leao uguale, fa tutto bene e poi davanti alla porta sbaglia. Cioè, cosa mi serve? Devi far gol. Se attaccate nel Milan devi far gol. Se no mi cazzo. Va bene ragazzi, mettete un like come sempre, iscrivetevi al canale allo Zoccolo Duro. Mi raccomando, rimaniamo uniti a favore dei nostri giocatori e ci vediamo domani mattina. Ciao, saluta Birba. Saluta, ciao. Spegni.